Estra ha contribuito allo sviluppo delle economie locali con oltre 190 milioni di euro. È quanto si ricava dal bilancio di sostenibilità 2016 alla voce valore aggiunto territoriale. È partita da Firenze e da Palazzo Vecchio la seconda edizione del premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie. Il premio è suddiviso in tre sezioni, stampa, radio e TV, web e blog. Spazi più ampi e confortevoli, 36 ore di apertura, elimina code intelligente e schermo con le notizie di Estra. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo store Estra, aperto a Siena nei nuovi locali di Piazza Gramsci. Sono 616 lavoratori di Estra nel 2016, 229 donne e 387 uomini, tutti o quasi, il 93,3%, a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni sono state invece 36, stesso numero di donne e uomini.